una realtà molto importante per Milano, perché tu hai detto dei punk, degli skin, abbiamo avuto degli scontri, comunque erano sempre delle situazioni, diciamo, goliardiche, non c'erano veramente dei motivi sociali radicati per cui ci scappa la scazzottata con i punk o con i primi skin quando non erano ancora politicizzati, eccetera. Mentre con i pani in aria la situazione era una cosa molto diversa, cioè a un certo punto siamo nei primi anni 80 a Milano e i pani in aria, il primo fuori paninari non erano quelli che poi sono venuti fuori dal giornalino con i capi firmati e tutto quanto, erano della gente pericolosa, cioè te arrivava anche dallo stadio, frequentavano una buona parte i boys dell'Inter, non erano ragazzini giovani giovani e volevano rifondare quella che era stata Piazza San Babila, che era questa roccaforte, voi la conoscete molto bene, centro a Milano. Che la città era tutta in mano ai compagni, però Piazza San Babila era una realtà che era difficile da espugnare, infatti ha avuto comunque una forte connotazione per un certo periodo di tempo. Loro volevano riformare, rifondare questa situazione e volevano eliminare tutti i gruppi che non erano omologati, cioè tutti i giovani che non erano omologati, quindi i punk, i metallari, gli skin, che erano pochi allora, i mods, che invece erano tanti in Piazza Mercanti, e quindi cioè, voi qui non ti puoi fare vedere, non vi vogliamo, non dovete stare in centro, quando dovete più trovarvi, eccetera. Ovviamente i mods non hanno accettato questo tipo di imposizione. I punk avevano preso come soluzione quella del Sustainable Virus da poco fondato, si erano già più politicizzati, gli skin erano veramente pochi, andavano trazione dei mods, quindi non erano ancora una realtà di un certo tipo. I metallari invece, e i rocker soprattutto, per affinità politiche, loro dire, avevano sposato la causa di questi paninari, quindi non erano perseguitati e gli scontri quindi avvenivano con i mods. Tanti scontri anche pesanti, gente che è finita in ospedale, ci sono stati degli arresti, finché noi partivamo da Torino il sabato per andare ad Armanforte ai nostri amici mozzi di Milano che si scontravano con i paninari, poi ci fu un'alleanza, un sabato importante in Piazza Duomo, tra i punk, i pochi skin che c'erano, i mozzi, tutto quanto, per uno scontro definitivo con questi paninari, dove i paninari presero le sante ragione e andarono poi a chiedere, così, diciamo così, l'armistizio. Al Borghi, giusto? Sì, infatti i paninari per quello, perché allora non era molto, cioè non c'era il McDonald's, al Borghi, si trovavano lì e da lì è venuto fuori il nome paninari, che poi ha avuto tutta questa enorme diffusione, così commercializzazione, eccetera, che però non aveva niente a che fare con questi personaggi qua, alla fine erano proprio dei cremini, dei stupidini, insomma, è così. Bene, bene, tanto